com'è possibile instaurare un rapporto così affettivo con una persona che purtroppo ha insomma, alle spalle insomma, dei procedimenti abbastanza pesanti? Allora, qualunque persona abbia commesso qualunque reato, dal più grave al meno grave, oltre ad avere il diritto fondamentale, riconosciuto dalla Costituzione, ma credo dai principi umani fondamentali, a rapporti affettivi che sono costruttivi e solidi e sono veramente quello che può garantire profondamente la certezza della pena, perché la certezza della pena si struttura sul bene. E quindi qualunque famiglia, qualunque madre, qualunque figlio è vicino a un detenuto, svolge un'azione per la società, cioè affianca il detenuto nella condizione in cui noi sappiamo che sono anche le carceri, con i tagli che ci sono, veramente c'è una difficoltà di portare avanti dei progetti, quindi l'affettività, la moralità e il bene è essenziale. Poi, nella fattispecie, credo che per quello che ci riguarda, Angelo, sono da quando ha 21 anni che ha bisogno di un rapporto affettivo sereno che gli possa dare la fiducia di guardare in se stesso e sentire quanto è importante dare a se stesso e agli altri la verità. Scusi, ma lei è innamorata di Angelo Izzo? Io sono innamorata da quando avevamo 18 anni.